Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi volevo parlarvi di una cosa, volevo parlarvi dei giochi pay to win, i giochi dove paghi per ottenere qualcosa in più che se non paghi non ce l'hai. Mi faccio questo video perché veramente io mi incazzo un sacco quando ad esempio gioco a FIFA e trovo conto squadre che hanno dentro 6 Totti, 4 Icon, tutto c'hanno, tutto. Mi innervosisco perché gioco contro, va bene, lasciamo perdere se uno è scarso e forte, chiaramente può avere tutta la squadra infinita, però se fa schifo, fa schifo. Però a parità di abilità, uno che comunque ha le carte molto più forti delle tue vince, che ha i giocatori molto più forti. Ok, posso capire, uno apre un pacchetto, può trovarlo, va bene, ma quando uno ne ha 4 o 5 in una squadra, dubito che abbia aperto dei pacchetti come me. Io apro un pacchetto, due o tre pacchetti, quelli che faccio per le sfide, quelli che faccio per altre sfide, quelli che vinco con lo squad battle, ma trovo sempre merda. Cioè, se trovo, trovo un giocatore, e se trovo un if è un miracolo. Questo è un esempio su FIFA, poi ci sono altri esempi anche su altri giochi, cioè ci sono un sacco di altri giochi dove paghi e sei avvantaggiato rispetto agli altri. Ad esempio Clash of Clans, non tanto Clash of Clans, sì, paghi, ottieni le gemme e costruisci più velocemente, però decidi tu il tuo avversario contro chi giocare. Clash Royale, tu paghi, hai le carte più forti, cioè mi sta sul cazzo, va bene che poi il gioco ti cerca i giocatori al tuo livello, ma mi capita, io sono un livello 11, mi trovo contro un municipio 9, lui ha le carte tutte sopra il mio livello, cioè mi incazzo perché perdere così non mi sta bene, nel senso, va bene perdere se uno se sono scarso, perdo, se vuole più forte di me perdo, ma giustamente, ma è sempre stato così. Cioè giochi online, quello, una cazzo, non so, Call of Duty ti spara prima, vabbè, oh, ci sta perdere così. Ma veramente mi sta sul cazzo perdere perché uno ha pagato per ottenere la vittoria, diciamo. Veramente io non so cosa dire, io faccio questo video perché sono veramente incazzato, volevo trasmettere a voi se anche voi siete del mio stesso parere oppure siete, vabbè, chi se ne frega, quello paga, cazzi suoi. Certo, va bene, però alla fine se perdi perché quell'altro paga ti girano i coglioni, penso. Io questo video voglio veramente che lo condividiate, per capire quanti la pensano come me, per far capire queste alle case di videogiochi, va bene tutto che voi ve ne frega un cazzo se uno si lamenta, perché a voi alla fine interessa, ci sono quelli che pagano, vi portano più soldi, meglio. Però non è giusto nei confronti di tutti gli altri giocatori. Poi che mi scrivete, non usare i trucchi per vincere, sì, ok, non uso i trucchi per vincere. Poi se pago, se paga l'avversario, vince, cioè, allora è uguale, cioè, ne so, è come se fosse un trucco, un glitch, cioè nel senso uno è lì, paga automaticamente più forte di te perché ha le cose migliori delle tue, perché tu non pagando non puoi ottenerle. Parliamone un attimo dei giochi free to play, tipo l'esempio più eclatante, League of Legends. Sì, ok, tu puoi pagare, cioè la Riot è solo che contenta se paghi, però alla fine se fai schifo, fai schifo, cioè nel senso, io sono silver alto, gold basso, però ci sono arrivato con l'abilità, sì, ok, compro le skin, però anche se compro le skin non è che divento più forte di un altro. Oppure, adesso mi sto scimmiando un sacco a Fortnite, cioè nel senso, gioco, ho pagato il pass, ma 10 euro cazzo me ne frega, però ottengo le skin, non divento improvvisamente più forte, non è che se pago mi danno sempre il lanciamissili appena apro le casse. Cioè nel senso, ora come ora ci sono questi giochi, Fortnite è gratuito, League of Legends è gratuito, i contenuti che poi extra, che sono le skin, che non ti aiutano per la vittoria, sono a pagamento. Cioè, ci sta a pagare una skin, uno vuole, gli piace la skin, se la compra, ma non diventa più forte, questo che rende più bello il gioco, secondo me. Ragazzi, io finisco qua, era semplicemente uno sfogo personale, volevo farlo su YouTube per dirlo a più gente possibile. Spero che molti la pensano come me. Ragazzi, lasciate un like, vi saluto e ci vediamo sul prossimo episodio.